Al suo lancio, Inspire 1 era stato una rivoluzione. Ha trasformato decine di migliaia di persone in registi di riprese aeree e adesso compare sui set di tutto il mondo. Inspire 2 sviluppa ulteriormente quest'idea, donando ai registi una libertà creativa finora impensabile, sia che si tratti di riprese aeree in team o come pilota singolo. Una videocamera dedicata con tecnologia FPV stabilizzata su due assi, con passo regolabile in modo indipendente, fornisce al pilota riprese soggettive in tempo reale, permettendogli di spostarsi liberamente per ottenere l'inquadratura desiderata. La velocità massima è stata aumentata fino a 94 km orari e l'ascesa e la discesa sono state accelerate. Assieme alla velocità è fornita anche la giusta protezione. Con Inspire 2 arriva infatti l'impareggiabile sistema Flight Autonomy di DJI, portando con sé un raggio esteso fino a quasi 30 metri. A ciò si aggiunge anche un sistema di rilevamento a infrarossi situato sulla superficie superiore di Inspire, che estende la capacità di evitare ostacoli e ostruzioni in altezza. Il nuovo modello con doppia batteria incrementa il tempo di volo, con un massimo di 27 minuti quando è in uso la videocamera X4S, e assicura la ridondanza delle batterie. I sistemi di autoriscaldamento integrati gli permettono di volare anche a temperature estremamente basse. La videocamera Zenmuse X5S con sensore Micro Four Thirds da 20,8 megapixel assicura una migliore prestazione. È capace di registrare con risoluzione 5.2K a 30 fps o 4K a 60 fps. Supporta i formati cinema DNG e ProRes. Quando lo guardi, la prima cosa che ti viene da esclamare è davvero piccolo. Come può un oggetto così piccolo produrre risultati così grandi? Solitamente non userei un drone nelle inquadrature normali. Poi ho visto con quale facilità ha realizzato questa ripresa e il risultato era fantastico. E io sono davvero esigente in fatto di qualità. Inspire 2 è compatibile con il DJI Focus per una messa a fuoco di massima precisione. Supporta una vasta gamma di obiettivi Micro Four Thirds, inclusi zoom da 9 a 45 mm. Il 45 mm dà grandi risultati su questa camera. Lo abbiamo usato molto per i close-up. Ha una fantastica profondità di campo. Mi dà l'impressione di un'immagine di qualità cinematografica. Il processore di immagine di Inspire 2, noto come CineCore 2.0, permette di registrare in formato cinema DNG, ProRes, H264 e H265, su un'unità SSD PCIe removibile, con una velocità massima di lettura e scrittura pari a 6 GB al secondo su una scheda di memoria microSD. Il formato ProRes è largamente usato per la post-produzione, poiché offre una notevole flessibilità in fase di editing, senza compromettere la qualità dell'immagine. Ma per ottenere davvero il massimo dalle proprie riprese, Inspire 2 permette anche la registrazione in RAW. I file in RAW contengono una quantità di informazioni maggiore su cui poi lavorare durante la post-produzione. Il formato RAW nativo Cinema DNG offre il maggior intervallo dinamico possibile con tale videocamera. In pratica sfrutta fino in fondo il sensore e tutto ciò che è in grado di vedere. Non c'è stata nemmeno una ripresa che risultasse compromessa per mancanza di dettaglio. Purezza del colore, per la separazione delle immagini, per il nero, per il livello di dettaglio in condizioni di bassa e alta illuminazione. Non avrei mai pensato che una ripresa del genere potesse essere realizzata da un drone. È fatto troppo bene. Nuove modalità intelligenti come Spotlight Pro e Profile rendono le inquadrature più semplici per i team di produzione e persino per gli operatori singoli. Spotlight Pro mantiene il fuoco della telecamera fisso sul soggetto ruotando a un angolo di oltre 360 gradi per fissare un soggetto all'interno dell'inquadratura mentre Inspire è in volo. Mentre la modalità Profile fa ruotare la videocamera per catturare il profilo del soggetto mentre Inspire vola in orizzontale. Mantenendo il volo orizzontale, i sistemi di rilevamento ostacoli sono in grado di proteggere il velivolo. La videocamera FPV di bordo separa la visuale di volo da quella della videocamera principale, dotando Inspire 2 di una videocamera TapFly dedicata. Basta toccare lo schermo per volare in quella direzione e poi tornare a concentrarsi sull'inquadratura. Durante il ritorno alla base, Return to Home, la videocamera principale, dotata di un raggio di rilevamento pari a 200 metri, viene impiegata per evitare gli ostacoli. È stata inoltre abilitata la trasmissione TV in diretta come funzionalità nativa, grazie all'ottimizzazione della modalità broadcast, che trasmette in streaming ad alta risoluzione nei formati standard 1080p50 e 720p60 per la trasmissione in diretta. Inspire 2 offre immagini di qualità più elevata, una maggiore potenza e una maggiore intelligenza da impiegare nella produzione cinematografica aerea professionale, permettendo a più registi di decollare.